Purtroppo ci sono giovani che sono un po' troppo aggressivi nei confronti degli autisti. Gli chiedi il biglietto, non ti rispondono, ti lascia stare, oggi è una brutta giornata e compagnia bella. C'è maleducazione in giro e purtroppo non glielo so spiegare il perché. Lei le è mai capitato qualcosa di spiacevole? Non mi faccio mettere le mani addosso, non mi faccio mettere i piedi addosso, le mani soprattutto. Cioè, cerco di tenere una certa distanza. Che il clima sui pullman sia cambiato, lo dicono i diretti interessati, sempre più bersaglio, soprattutto di insulti. Lo confermano anche gli autisti dei servizi privati, quelli delle lunghe tratte. Non ti ascoltano, fondamentalmente. Non ti ascoltano, fanno i comodi loro, fino a che poi uno non interviene, magari alzando un po' la voce, ma alla fine, oppure chiami le guardie, le forze dell'ordine e risolvi il problema così. Succede nei ristoranti, succede anche negli ospedali, no? Quante volte succede negli ospedali che... no, quindi secondo me farne un dramma, basta tenerli un po' calmi, saper parlare. Se stai in mezzo alla strada da sempre, li sai gestire, non ci vuole niente. Che il clima spesso sia teso lo riferiscono gli stessi passeggeri. I più giovani parlano di scontri anche molto accesi. C'era stato un episodio in cui eravamo in stazione e c'era stato proprio un litigio tra un ragazzo e un autista per una sciocchezza fondamentalmente, però poi si erano veramente accesi i toni. È vero che succede, succede molto spesso anche. Con gli autisti, sì, e delle navette e anche degli autobus di linea. Sì, i ragazzi lo fanno per divertirsi. Quindi magari insultano per divertimento. Sì, per far ridere il gruppo. Tante volte i tase per non... Hanno tanta pazienza. Oh sì, certo bisogna. E loro ne fanno, hanno tanta pazienza, tanta.